Mister Gennaro Iliano, dopo la sconfitta casalinga del Monte di Procida 1-2 con il calcio campano, in una giornata di pioggia e vento, però oggi mancando un po' di gioco da parte del Monte di Procida, e dobbiamo dire la vittoria degli ospiti è stata meritata. Allora, il Monte di Procida oggi non ha giocato come il suo solito, la vittoria meritata non sono d'accordo, perché il Monte di Procida qualcosa ha creato. Loro poco, qualche errore del portiere, qualche errore davanti ci fa pagare una prestazione comunque opaca. È un periodo che è strano, dove forse pensavamo di aver già raggiunto l'obiettivo prefissato all'inizio anno, stando già sempre nei primi posti, quindi pensavamo di esserci salvati con largo anticipo. E invece adesso queste due sconfitte di Oneterra e oggi ci fanno ritornare con i piedi per terra, ci devono far ritornare con i piedi per terra. Facciano a lavorare come inizio anno per riprendere il giusto cammino e ritornare alla vittoria al più presto e fare i punti il prima possibile per raggiungere questa salvezza che ci eravamo prefissati inizio anno. Forse la vittoria col Ponticelli esterna ha creato un po' di confusione, cioè hai saltato poi i ragazzi che sono un po' così, hanno perso un po' di quella carica che avevano prima per salvarsi. Può darsi, può dare tutto, può darsi. Però la vittoria di Ponticelli è stata seguita poi da una grande prestazione con il Propaganda in casa, che non ha portato la vittoria solo per un episodio finale. Quindi non ti so dire veramente il motivo di queste ultime settimane qua, qual è il motivo di queste due brutte prestazioni. Lavoreremo da martedì in poi per ritornare ad essere quelli che siamo sempre stati. Allora siamo con il mister del calcio campano giovani che ha vinto questa mattina qui a Monte di Procida per 2-1, siamo con mister Infranca. Allora, una bella partita, forse un successo inaspettato? Inaspettato non direi, diciamo che nell'arco della stagione noi abbiamo sempre fatto prestazioni di buon livello, non supportate dai risultati. Teniamo in considerazione che noi siamo l'unica squadra, non a caso calcio campano giovani, siamo l'unica squadra che oltre a schierare sempre comunque in ogni caso 5-6 under titolari, abbiamo anche il resto della rosa, fatta eccezione per Vallefuoco e Serio, 93, 94, 92 il portiere, insomma una sorta di juniores rafforzata. Noi nelle ultime settimane i risultati non ci hanno supportato, ma il gioco è sempre stato un gioco propositivo, piacevole. Ci è capitato di trovarci in duplice vantaggio, era ovvio che nella ripresa ci arroccassimo là dietro, anche perché la squadra di Iliano ha comunque giocatori di spessore, ci hanno costretto a giocare negli ultimi 30 metri, l'ultima mezz'ora con De Luca, con Gian Attasio, insomma, e poi hanno trovato il gol alla fine, anche nato da una nostra disattenzione. Mi fa piacere rimarcare che oltre al gioco finalmente siamo supportati un po' dai risultati e volevo insomma dare merito non solo ai più grandicelli, tra virgolette, tipo Vacca, tipo Serio, ma soprattutto ai ragazzini. Oggi esordiva un 96 mai giocato in promozione, due settimane aggregato con la prima squadra, Musella che è l'autore del primo gol, insomma credo che il campionato è ancora lungo e difficile, la salvezza è ancora un... Io non direi un miraggio, è ancora lunga da conquistare, però se le prestazioni
come oggi ci supportano assieme ai risultati, poi un po' di fortuna non fa mai male, insomma. Allora, siamo con l'inventore di questa realtà calcistica di pianura, Miserini, che è il direttore sportivo. Allora, la squadra che si è vista oggi a Monte di Procida ha giocato benissimo e tutti si chiedevano come è possibile questa posizione in classifica. Ma diciamo che prima cosa voglio ringraziare mister Infranca, che da questa settimana ha preso la squadra e ha dato quel quid in più per dare fiducia a questi ragazzi. È una vittoria importante, però dobbiamo restare coi piedi per terra perché il campionato è lungo e sabato abbiamo uno scontro diretto con l'ultimo in classifica, che è il Real Nocera. La soddisfazione della vittoria è quella di aver visto ancora tanti giovani esordire, perché il nostro progetto è quello, cioè dare spazio ai giovani, valorizzarli e giocare con tanti 95 e tanti 96 anche in ruoli cardini, centrocampisti centrali, difensori centrali, e vedere questi ragazzi crescere, ed è merito di tutti. E vorrei anche dare merito a mister Gervasio, che sta facendo un lavoro con la Juniores strepitoso e mi sta dando la possibilità di far esordire tanti ragazzi. Il nostro obiettivo è mantenere la categoria, ma non perché dobbiamo vantarci che ci siamo salvati, per dare la possibilità a tanti altri ragazzi di crescere per fare il salto di qualità in altre categorie che meritano. Grazie al Monte di Procida sempre per la grande ospitalità che abbiamo ricevuto, non lo dico perché abbiamo vinto, però come diceva mister Infranca, nelle ultime 5 partite abbiamo giocato anche meglio di oggi, ma abbiamo raccolto veramente poco, e oggi è una vittoria anche meritata, dove nel calcio conta un pizzico di fortuna. Il nostro portiere Annunziata ha fatto 3-4 parate veramente strepitose, e sono contento perché veramente dietro a questo progetto ci sono tanti sacrifici. È una società che è un poco strana, nel senso che è retta direttamente da me in qualità di direttore generale, perché abbiamo avuto dei problemi negli ultimi mesi, anche all'inizio, con le persone che mi avevano immesso in questo progetto. Io la sto cercando di portare avanti col massimo impegno e massimi sacrifici. Grazie ai ragazzi, però è un piccolo passo, mancano 9 partite, speriamo di raggiungere questo obiettivo.